andiamo a dare un'impostazione predefinita sull'assegnazione di una nostra icona per la finestra del nostro progetto ed anche per il programma in generale. Dunque iniziamo col creare un nuovo progetto, assegniamogli un nome, io per esempio scrivo icona, attendiamo qualche secondo per la creazione di questo progetto e prima di tutto andiamo a modificare l'icona della nostra finestra. Dunque sulla sezione proprietà scorriamo in giù ed andiamo nella sezione stile finestra a modificare la voce. Allora, una premessa, è importante che voi utilizziate un file con estensione ICO, perché per questa tipologia di file viene usata questa estensione. Dunque, apri e qua abbiamo modificato l'icona della nostra finestra. Per andare invece a modificare l'icona del programma in generale, andiamo a fare doppio clic su My Project. Nella prima sezione applicazione, andiamo su icona e sfogliamo nuovamente sull'Esplora File. In questo esempio utilizzo sempre la stessa icona. Completato il procedimento, non ci resta che compilare la nostra applicazione e vedremo sul desktop l'icona del nostro programma e quando viene eseguita vedrete l'icona della finestra. Bene, per velocizzare questo processo vi lascio in descrizione un ottimo sito di ricerca di file icona. Questo sito è denominato IcoFinder, dove potrete scegliere moltissime icone disponibili in tutti gli ambiti. Per esempio, se noi andiamo a fare Anonymous, darà una vasta scelta all'utente di selezionare e scaricare l'icona predefinita per la sua applicazione.